Buonasera, siamo a Urbino per assistere alla edizione 2013 del Festival BioSalus. Siamo con la naturopata Sonia Basili, la quale ci parlerà dell'argomento impariamo ad ascoltare i messaggi del corpo. Grazie mille. Sì, questo è un argomento che mi sta molto a cuore. Ed è l'obiettivo anche del mio lavoro come naturopata, perché oltre a far star bene alle persone, quindi a fargli ritrovare il loro benessere, mi interessa molto anche far capire quanto è importante ascoltarsi, ascoltare il proprio corpo. Perché è attraverso l'ascolto del nostro corpo che riusciamo ad individuare qual è la nostra strada, quali sono le cose che ci fanno star bene. Perché tutti i sintomi, i malesseri, le malattie sono messaggi della nostra coscienza e della nostra parte più inconscia per farci rendere conto che stiamo sbagliando qualcosa, c'è qualcosa che ci manca e quindi che non ci porta alla nostra felicità, alla nostra tranquillità, al nostro benessere appunto. E infatti nella conferenza parliamo di cosa vuol dire salute. Cos'è la salute? È appunto un equilibrio dinamico in costante movimento, perché la realtà cambia costantemente in ogni attimo e quindi noi ci dobbiamo adattare. Quindi se il mio equilibrio è buono, io riesco ad adattarmi ai cambiamenti delle condizioni esterne, che sia ambiente, lavoro, relazioni. Se invece c'è qualcosa che mi disturba, che procura questo disequilibrio, poi prima di tutto lo avvertiamo sul corpo, poi sulle nostre reazioni enzimatiche, sulle nostre produzioni di ormoni e sulla psiche. Quindi è importante ascoltarci per capire cos'è che non va, perché malattia vuol dire proprio male azione, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa, che può essere nell'alimentazione, come ripeto, nello stile di vita, che può essere nelle relazioni. Quindi il corpo mi manda il messaggio attraverso i sintomi di questo malessere, di questo disequilibrio, quindi attraverso i sintomi posso capire dov'è il problema, qual è il conflitto che sto vivendo e quindi come poi portare il cambiamento e quindi riportare benessere a me stesso. Senta, quindi il sintomo è un messaggio molto utile per noi. Chi avverte un sintomo, un malessere in un organo, deve pensare che il malessere sia dentro quell'organo oppure può essere il riflesso di qualche cosa che proviene da un'altra causa? Il sintomo sì, è il messaggio. Naturalmente a seconda dell'organo colpito io posso capire qual è il tipo di messaggio, ma il sintomo non è mai il problema. Il sintomo è un po' come la spia che si accende nella nostra automobile, nel cruscotto della nostra automobile. Non è lì il problema, la spia mi avverte solo di un altro problema, di qualcos'altro. Quindi ecco perché è inutile, a volte dannoso, sopprimere subito il sintomo, se non ho capito cos'è che mi procura quel sintomo. Quindi invece è importante sapere interpretare, ecco, interpretare questi messaggi, sapere interpretare il sintomo per andare poi a rilevare qual è la vera causa in profondità, per riportare un benessere che poi sia duraturo, perché altrimenti se io sopprimo il sintomo, sì, lì per lì posso stare, avere un pochino di benessere, ma poi o mi ritorna la malattia o il problema, o me ne ritorna un altro. Certo, è stata chiarissima, la ringraziamo molto. Grazie.